Buonasera e benvenuti al TG2 delle 20.30. Subito in apertura i momenti di terrore vissuti da una scolaresca a San Donato milanese. 51 studenti erano a bordo dello scuolabus quando l'autista, un uomo di origini senegalesi, ha dirottato il mezzo e poi gli ha dato fuoco. Risolutivo è stato l'intervento dei carabinieri che hanno portato in salvo tutti i ragazzi e poi hanno arrestato l'autista. Il procuratore di Milano, Francesco Greco, parla di intento stragista. L'uomo avrebbe ammesso infatti di aver premeditato il gesto. Allora la cronaca di quello che è successo lo vediamo con Fabio Chiucconi. Non si ferma neanche davanti la macchina dei carabinieri che gli aveva sbarrato la strada. L'autista Ousseyn Ousey, 47enne di origini senegalesi ma da anni cittadino italiano, semina il panico tra i ragazzi. Le urla disperate dei 51 studenti riusciti a fuggire dopo 40 minuti di sequestro. E poi le fiamme appiccate dall'autista. Poteva essere una strage se gli uomini dell'arma, allertati da uno studente, non fossero intervenuti in pochi minuti ed infranto i vetri per far uscire i ragazzi. La cronaca di San Donato milanese inizia nella mattinata, quando due classi dell'istituto Vailati di Crema salgono sul pullman per andare dalla palestra alla scuola. Alla guida c'è Sai, dipendente da 15 anni della società Autoguidovie. Tutto normale, fin quando l'autista cambia strada, dirotta il bus e si dirige verso San Donato milanese. Minaccia gli studenti. Andiamo verso Linate, voglio fare una strage oggi di qui, non esce nessuno vivo, dice. A bordo ha una tanica di benzina, getta liquido infiammabile nel bus. Momenti di terrore, quando costringe un insegnante a legare con delle fascette da elettricista degli studenti. La donna lo fa, ma in modo blando. Poi annuncia di volersi uccidere per fermare le morti nel Mediterraneo. Fortunatamente arrivano gli uomini dell'arma che speronano in mezzo e fanno uscire i ragazzi. Lui è uno dei carabinieri intervenuti. Abbiamo visto che l'autista aveva questi due bambini di fianco al volante e continuava a dire accendo la benzina che ho sparso sul mezzo. È stato tirato fuori dal mezzo dai colleghi del radiomobile mentre il pullman andava completamente in fiamme. L'uomo rimane ustionato alle mani, mentre tre ragazzi, solo 12, vengono ricoverati in codice verde perché leggermente intossicati e con escoriazioni. Per gli altri solo tanta paura. Ora l'autista è in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Fin qui la cronaca, allora andiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta dal nostro inviato Lorenzo.